fanciulli, buongiorno. Allora, stamattina, cioè sono le 6:30 praticamente, io parto da Monza e vado a Milano. Voi direte, mamma mia, è già buio. Sì, infatti non mi aspettavo tutto questo buio di prima mattina. In più mi sa che stanotte ha pure piovuto. Una gioia, insomma, uscire di casa così. Che mi sono dimenticata di mettermi il profumo, perciò ne approfitto prima del tempo di scaldare la macchina. Niente, andiamo, va? Vai. No, veramente, questo, cioè, te lo faccio aprire solo perché è in anticipo. No. Vai, apri. Ti amo tanto. Il pacco l'ha fatto mia mamma. Che cos'è? Ah, lo devi aprire per bene, se non si vede. Che cos'è? È un portatappi dei vini, no, tipo quelli da collezione, li metti qua dentro e poi diventa un quadretto. Grazie. Poi vedi, vabbè, qua se arrivi tipo all'inizio, cioè ci sono le varie fasi, però vabbè, bellissimo, ovviamente da collezione. Cioè mettiamo i vini tipo quelli magari un po' più importanti. Ok. Ti piace? Sì. Bellissimo. Fanciulli, allora, sono le 6:15, ma in realtà ho l'orologio avanti. Oggi è martedì 7, io sono pronta, Marco è già andato a lavoro, si è già portato la valigia. Io ho i viveri per stasera, che non so dove andiamo, ma stiamo a Milano, perciò lo scopriremo oggi. E non so se avete visto la clip di ieri, però praticamente ho fatto aprire un primo regalo a Marco, che è questo. Come potete vedere, questo qui, che è praticamente una cornice dove dentro si possono collezionare i tappi dei vini più belli, migliori, o comunque magari dei vini speciali in occasioni speciali. E io ho la valigia per scendere, c'è un sacco di roba, veramente, vi giuro, mamma mia, non so come farò, ma tanto ce la farò. C'è ancora un goccio di caffè. Ok, devo portare tutto dai miei e niente, dai, ce la possiamo fare. Ok, dopo lavoro ci siamo trovati praticamente sotto casa dei miei, abbiamo preso le valigie e con il motorino siamo finiti in questa suite in Monte Napoleone. La zona era veramente molto ma molto centrale e niente, insomma, Marco mi ha regalato questo per il nostro terzo anno di anniversario. Ciao amore! Allora, partiamo da questo bagno favoloso con anche la piastra, il phon, tutte queste cose. Qui c'è una sorta di minibar con il caffè, le cose. Qui c'è il letto con tanto di LED. E vedi che era Giorgio Armani? Elegance is not about being noticed, but it's about being remembered. E poi che bello, bellissimo. Ti amo. E di più. Sei bellissimo. Te di più? No. Sì. Sembra una pazza con questi capelli. Tieni. Caffettino. Ta-da!
Ok, questa è la parte del secondo regalo che ho fatto a Marco. Praticamente, quest'estate, quando sono stata in Liguria, io vado sempre come ogni anno a trovare anche a Sestri Levante la mia amica Federica. Ci porta sempre in questo ristorante che appunto si chiama Bistro Mare alla Baia del Silenzio e ho scoperto appunto quest'anno che i proprietari del ristorante hanno una vigna, insomma, a Vernazza, alle Cinque Terre. C'era la possibilità di adottare un filare e essendo noi amanti dei vini ho deciso appunto di, insomma, di adottare un filare e di regalarlo appunto a Marco e il ricavato appunto dei vini, insomma del vino, sarà nostro, potremo andare a ritirarlo quando vorremo e in teoria dovrebbero venire fuori circa 3 bottiglie, una cosa del genere, e con tanto di etichetta personalizzata che ho fatto appositamente appunto inserire con il nome di Marco, poi dietro ci ha fatto mettere una dedica, ma ovviamente lui la scoprirà appunto l'anno prossimo. E niente, ovviamente noi potremo andarla a visitare quando vorremo, ecco. L'8 settembre, tardo pomeriggio, poi abbiamo preso il treno e siamo andati appunto al matrimonio di uno dei, insomma, degli amici storici di Marco. Eravamo a Vietri, sulla costiera amalfitana, io non c'ero mai stata e vi giuro è stato bellissimo. E la cosa che ho amato di più è stato anche ovviamente, vabbè, a parte la sposa, la chiesa, bellissimo, anche tutta la zona del ricevimento e ho visto anche proprio la mozzarella intrecciata, insomma, fatta al momento. Devo dire che è stato davvero super divertente, nonostante uno abbia, insomma, un po' questo pregiudizio che i matrimoni del sud siano dei matrimoni un po' molto, insomma, importanti anche dal punto di vista di decorazione, preparativi, invitati. In realtà è stato tutto molto tranquillo e abbiamo mangiato il giusto e, insomma, ho apprezzato tantissimo questa cosa. È stato un viaggio di toccata e fuga perché è durato praticamente un giorno, solo che ovviamente mezza giornata l'abbiamo sfruttata solo per viaggiare e appunto il 9 stesso mattina abbiamo ripreso il treno e il 10, che era sabato, eravamo già a lavoro. Ragazzuoli, buongiorno, oggi è sabato mattina, oggi è sabato 11 se non mi sbaglio. Io sono tornata ieri sera e oggi sto andando a lavoro, siamo stati appunto al matrimonio, ma giuro che dopo lavoro vi racconto tutto, così vi faccio vedere un po' di clip, foto che ho fatto. Purtroppo non sono praticamente riuscita a fare, cioè, un vlog intero, ma anche perché io comunque me la volevo godere a prescindere da tutto, quindi questo. E niente, è stato un matrimonio bellissimo, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo mangiato, io ho mangiato il giusto se devo essere sincera, ma cioè io ho bevuto troppo, mamma mia. Per accontentare il nostro stomaco, senza praticamente una fine, la sera ci siamo mangiati un hamburger. Abbiamo voluto provare questa nuova hamburgeria che non avevamo mai provato a Monza. E la domenica mattina ci siamo fatti un'oretta più o meno, 40-50 minuti di camminata per andare allo street food di Monza. Devo dire che lo street food di Monza, insomma, non c'è per niente dispiaciuto, anzi, abbiamo mangiato come se non ci fosse veramente un domani e conclusione anche tanto di aperitivo. Dopo questa settimana ci siamo messi a dieta. Buongiorno fanciulle, allora oggi è lunedì 13, io sto andando a lavoro, inizio un'altra settimana e ovviamente inizio un altro weekly vlog, vediamo che cosa riesco a combinare questa settimana. Vado a fare la spesa. Tornando alla base, passo alla fine del fruttivendolo. Allora, niente, io per stasera mi sono preparata un'insalata che devo condire con i pomodorini. E poi vi faccio vedere questi, aspettate, mi sono fatta questi bastoncini di spinaci, cercando, vabbè, li ho, sì, lo so, sono congelati, non so quanto verranno, in teoria sono già pronti, sono surgelati, e
E niente, Susina, volevo farvi vedere velocemente che cosa ho comprato. Vabbè, pomodorini immancabili a casa nostra, quattro uova così easy da Coop, la pancetta affumicata, l'insalata che ho già messo via, questo è vecchio, anche questo è tutto vecchio. Queste, perché alla Coop erano scontate come si dice? Umamma, i raviolini di prosciutto crudo e spinaci ricotta. Ok, e poi ho preso un po' di frutta dal nostro fruttivendolo. Dopo mi mangio una susina, ci sono tre pere, forse mi mangio la pera neanche la susina. Poi ho preso un avocado che è ancora un po' duro, che si può mangiare anche domani sera secondo me, e una melanzana che sta qua sotto. Ah, altra cosa che ho preso, questa qui, la spremuta di frutta tropicale. Insomma, dato che comunque al cioè, Marco il latte non lo beve, io sinceramente non lo sto neanche più bevendo, a parte quando sono dai miei. Ho preso anche un'altra di questo di maionese e un'altra cosa, ho preso questi qua che erano scontati, non si vede mai, santo cielo, eccoli qui, questi da granocchiarmi. E poi questa porcata l'ho dovuta prendere, ma per Marco, perché io so che lui adora, insomma, il cocco, e quindi gliel'ho preso, anzi adesso gli faccio una foto. Ragazzuoli, buongiorno. Allora, stamattina, oggi è 14, niente, io sono un po' lucida. Oh, mamma mia, ragazzi, veramente. Nada, inizio un'altra giornata di lavoro. Allora, fanciulli, buonasera. Con questa luce terrificante, terrificante, forse dovrei mettere l'altra di luce. Vabbè, insomma, spero che si riesca a vedere qualcosa. Io sono a casa, oggi è mercoledì 15, appunto, 15 settembre, e io sono a casa da sola perché appunto Marco fa pomeriggio, quindi torno alle 22. Sono andata a lavoro, sono tornata da lavoro e sono passata al supermercato per l'ennesima volta perché mancavano alcune cose. Poi mi sono presa, insomma, alcune cose, queste qua, tipo rotoli di carta igienica, Scottex. Poi ho preso proprio un pochettino di frutta in più, ma perché tanto alla fine della fiera la mangio solo io, vabbè. E poi vi devo far vedere una cosa che ho fatto. In realtà non volevo spendere chissà quanto per crearmi una sorta di planning settimanale. Okay. Mi sono fatta questa lavagnetta con appunto una lavagna magnetica, insomma, in cui si scrive con appunto il pennarello così cancellabile. E questi sono oddio, degli scotch colorati che avevo messo, cioè che ho messo fissi, così almeno devo cancellare solamente poi questa parte qua. Anche questa penso che resterà fissa, insomma. E niente, la trovo molto semplice, carina e funzionale, ecco, perché avevo proprio bisogno di avere delle cose come si dice, un planning settimanale che noi ci mettiamo lì la domenica, lo facciamo e poi durante la settimana succede quel che succede. In bagno c'è un bordello come al solito. A casa nostra c'è sempre un bordello. Devo fare la lavatrice. Lì ci sono dei panni di cui boh, Marco non so bene che cosa voglia fare. Qua ho ritirato un pochettino i panni e ho cercato di ridurre lo stendino. Lì è tutto da sistemare, anche là in fondo ci sono altri panni da sistemare. E niente, mia madre mi ha preso oggi al mercato le crocchette di patate, che sono super buone, penso che me le mangerò con un po' di insalata, quindi diciamo che la cena è anche già fatta. E niente, nel frattempo mi stavo guardando dei video su YouTube con la cuffiettina, che tra l'altro l'altra sinistra l'ho lasciata in macchina, che genio della lampada. Vabbè, e niente, riordino anche un pochettino il bagno, rifaccio anche isolamenti sanitari durante la settimana e poi appunto nel weekend si fa un po' più a fondo la pulizia. E oggi è venerdì 17, io sono uscita da lavoro e sono tornata a casa. Niente, praticamente oggi ho deciso di rimanere, insomma, a Milano a dormire perché stasera esco con i miei amici. Marco torna a casa tardissimo, è inutile che io faccia avanti e indietro, se tanto poi quando io torno a casa, sia o lui o se magari torno prima di lui, dormiamo già, cosa che è capitata durante questa settimana. Purtroppo quando lui ha i pomeriggi in struttura, praticamente non ci vediamo mai anche se viviamo sotto lo stesso tetto, ma vabbè, dettagli.
stavo praticamente programmando un pochettino la pubblicazione dei video, ok? Quindi mi sono messa qua con la mia agenda e ho deciso di pubblicare praticamente almeno 2-3 video a settimana. Il lunedì lo volevo tenere per l'argomento infermieristica in generale, di cui vorrei iniziare una serie di video in cui vi parlo appunto del primo, secondo, terzo anno, video non troppo lunghi, non troppo pesanti, più magari con consigli pratici, insomma, su come affrontare l'anno. E il mercoledì ho deciso di tenerlo come jolly e invece il venerdì dedicarlo ai vlog barra weekly vlog barra viaggi, insomma, se poi ritorneremo a viaggiare. E niente, insomma, questo. E sto cercando di cercando di programmare anche il primo video che voglio fare di infermieristica e poi lì vi spiegherò come mai comunque il canale si era un attimo assestato riguardante appunto all'argomento di infermieristica eccetera durante gli anni appunto in cui andavo in università. E niente, invece, per quanto riguarda il mercoledì ho deciso di lasciarlo come jolly perché volendo potrei fare tipo video su make-up, skincare, cose del genere, perché comunque alcune di voi in realtà me le hanno comunque richieste, cose che comunque io facevo in precedenza, anche sull'allenamento e magari tipo qualche what I eat in a day, cose del genere, magari tipo anche durante la settimana lavorativa, se riesco magari a fare anche semplicemente delle foto ai piatti e poi a spiegarveli, a fare un video statico facendovi vedere le foto, così. Non lo so, se mi stanno balenando 250.000 idee o comunque 250.000 argomenti di cui parlare, quindi sono molto ispirata da questa cosa e sono veramente contentissima perché, insomma, alla fine fare video è sempre una cosa che mi è piaciuta e quindi assolutamente voglio ringranare e far, insomma, reingranare anche questo canale. E niente, diciamo che questa è più o meno la programmazione in base anche alle vostre insomma ai vostri sondaggi, perché ho fatto dei vari sondaggi su Instagram in questi giorni ieri sera in realtà, e è venuto fuori che in realtà la maggior parte di voi preferisce la pubblicazione settimanale e non del weekend, perché giustamente magari nel weekend come ognuno di noi ha le sue cose da fare e quindi ci sta. Alla fine ho deciso appunto di pubblicare nella fascia dal lunedì al venerdì, addirittura rispetto al passato che io pubblicavo sempre i video nel primo pomeriggio, cose che ho fatto anche in questi ultimi giorni, cioè in questi ultimi caricamenti di video. Preferite di più la sera, penso che quindi sceglierò un orario tipo post cena, non troppo tardi ma né troppo presto. Niente, questo è quanto. Stasera vado a cena fuori e nulla, non so bene che cosa mangerò, ma penso un panino.